Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e alla seconda lezione della nuova serie di Parla Coreano, dove affronteremo il tema dei pronomi in coreano. Come al solito, vi ricordo che trovate in basso in descrizione sia i link ai video precedenti, sia il link al file PDF che contiene il riassunto della lezione di oggi, quindi potete andare a scaricarlo. In coreano i pronomi personali vengono usati molto molto meno rispetto all'italiano e spesso vengono sostituiti con degli appellativi che fanno riferimento, per esempio, alla relazione di parentela come omonim, abonim, oppure hyung, oppa, nuna, onni, che abbiamo già visto in precedenza, oppure quelli che fanno riferimento alla posizione lavorativa dell'interlocutore, quindi sonsaengnim, kyosunnim. Kisannim. Questo perché l'uso dei pronomi personali, specialmente in contesti formali, può rappresentare una mancanza di rispetto nei confronti dell'interlocutore, quindi invece che usare i pronomi personali si usano questi tipi di appellativi. E in particolare si tende a eliminare del tutto l'uso del pronome personale tu, se non in contesti estremamente informali. E ho già fatto in precedenza un video dove parlo di questo pronome del tu e dei vari modi in cui si può esprimere, quindi vi rimando a quello per delle informazioni più specifiche e nel dettaglio. Ora vediamo i vari pronomi personali, comunque, nella forma base e nella forma onorifica. Allora, il pronome io, na, è la forma base, che al soggetto diventa nega e argomento nanen, e invece la forma onorifica o umile è cho, quindi jega, chonen, na, nega, nanen, cho, jega, chonen. Il tu lo vediamo lo stesso nella forma informale, è no, noga, oppure niga, la pronuncia varia, e nonen, che appunto però va usato solo in contesti estremamente, estremamente informali, altrimenti viene sostituito con degli appellativi. Egli o ella, anche questi non vengono usati più di tanto, però giusto per spiegarveli e perché comunque a volte vengono usati, si usa la parola nella forma base saram, che è preceduta da questa, quella o codesta, in base a dove si trova proprio fisicamente al momento in cui state parlando, oppure se vi state riferendo a qualcuno che non è presente al momento. Quindi questa i, quella k, e codesta ciò. Quindi i saram, che saram, ciò saram. E la forma onorifica di saram è bun, quindi ugualmente i bun, che bun, ciò bun. Poi abbiamo noi, forma base uri, e forma onorifica o umile ciò i. Uri, ciò i. Voi, anche questo usato solo in contesti informali, noi, invece nella forma onorifica si usa yorobun, che letteralmente significa molte persone, c'è bun, che è la forma onorifica, quindi il voi diventa yorobun, che però è un'unica parola. E essi, esse è uguale a egli, elle, però c'è l'aggiunta della particella del plurale del, quindi invece che saram diventa saramdeul nella forma base e nella forma onorifica invece che bun diventa bundeul, sempre preceduti da i, che, cho. Quindi essi, esse, forma base i saramdeul, che saramdeul, cho saramdeul, e nella forma onorifica i bundeul, che bundeul, cho bundeul. Una precisazione che ci tengo a fare riguarda il pronome uri, quindi noi, quando ha valore possessivo, quindi quando diventa aggettivo possessivo, quindi uri più un sostantivo, perché in coreano assume un valore culturale e quindi va a significare un senso di appartenenza collettiva e quindi voi sentirete tantissimo sempre, sentirete sempre in realtà dire Urinara in riferimento alla Corea, oppure Urimal in riferimento alla lingua coreana,
che noi dobbiamo tradurre con il mio paese. E poi altre espressioni che a noi italiani fanno un po' più sorridere, per esempio la mia casa, dico Urigi, o mia mamma, mia madre, Uriomoni, e anche mio marito, Uri Nampion, mia moglie, Uri Ane, Uri Wipe, perché questo specifico aggettivo possessivo ha questo valore culturale. Ma una cosa che ho notato da straniera in Corea è che se io parlo della Corea non dico Urinara, oppure se parlo del coreano non dico Urimal, perché non è di appartenenza mia, diciamo, e anche per esempio all'università causa tanta confusione, perché l'interlocutore coreano dice: ma questo sta parlando del suo paese, quindi dell'Italia, oppure sta parlando della Corea? Quindi in contesto per esempio accademico i professori ci hanno sempre consigliato di, quando parliamo della Corea, dire Hanguk e non Urinara. Quindi io quando parlo dico Hanguk, Italia, non uso mai l'espressione Urinara praticamente. Però ovviamente la dovete sapere, perché quando un coreano dice Urinara parla della Corea. E lo stesso per la lingua coreana, non dico mai Urimal, ma dico Hangunmal oppure Hangugo. E poi Italiamal, Italiao. E un altro gruppo di pronomi che volevo presentarvi e spiegarvi oggi sono i pronomi interrogativi, che a volte in alcuni casi sono anche pronomi indefiniti. Quindi abbiamo il chi, che cosa, quando, dove, eccetera. Cominciamo con il pronome chi, che quando è pronome interrogativo appunto significa chi, ma lo stesso pronome in coreano è usato in italiano come pronome indefinito, chiunque, qualcuno. E questo è nuga quando è soggetto e nugu quando è complemento. Quindi per esempio se volete chiedere chi ha vinto una partita, nuga igyeossoyo. Nuga igyeossoyo, perché è soggetto, quindi nuga. Invece se chiedo chi stai aspettando, nugu kidarigo issoyo. Nugu kidarigo issoyo, perché qui è un complemento, quindi nugu. Anche il pronome interrogativo che cosa può assumere il valore di indefinito, quindi qualcosa, ed è muo. Quindi per esempio semplicemente che cosa stai mangiando, muo mokko issoyo. Muo mokko issoyo. Anche i prossimi sono piuttosto semplici, quindi dove, odi. Esempio, dove sei andato? Odi gassoyo. Odi gassoyo. Quando, onje. Onje. Quando ritornerai? Onje doraol goyeyo. Onje doraol goyeyo. Come, in che modo, è ottokke. Quindi, per esempio, come l'hai saputo? Ottokke arassoyo? Ottokke arassoyo? Da non confondere con ottokke scritto in quest'altro modo, stessa identica pronuncia, ma lo spelling, la scrittura è diversa, perché questo ottokke è il pronome interrogativo e quest'altro ottokke è un verbo. E poi quanto o quanti è myot. Quindi per esempio quanti rossetti hai comprato? Domanda che potreste fare benissimo a me. Lipstick, myokke sassoyo. Lipstick, myokke sassoyo. Questo che è un contatore e anche di questi ne abbiamo già parlato in lezioni precedenti, quindi vi rimando a quelle se avete delle domande. E ora abbiamo gli ultimi tre pronomi interrogativi, che sono i più complessi perché tutti e tre significano quale. In italiano vengono tradotti con quale, però hanno dei valori, dei significati leggermente diversi, che però anche qui nel parlato vengono persi. Allora adesso vediamoli, vi spiego proprio le differenze a livello grammaticale da sapere, e poi invece parleremo delle funzioni e gli usi nel parlato. Allora, questi tre pronomi interrogativi che significano quale sono 어느, 어떤 e 무슨. Allora, partendo da 어느, a livello grammaticale significa quale tra una scelta ristretta di opzioni, una scelta limitata tra due o tre opzioni. Però ci sono le frasi fatte, diciamo,
che usano on, quindi per esempio se chiedo da dove vieni, da che paese vieni, on nara sara mio, on nara sara mio. In questo caso è un uso standard di on, che comunque indica una scelta tra un numero limitato, perché ci sono n nazioni nel mondo, però ovviamente non è una o due, ma in questo caso ha quest'uso più ampio e fisso. Anche otton indica una scelta tra un numero limitato di opzioni disponibili, ma è un pochino più ampio rispetto a on. E anche qui un uso fisso è per esempio quando chiedo a qualcuno che tipo di persona è X, quindi se voglio dire che tipo di persona è Lisa, Lisa nen otton sara mio, otton sara mio, perché ho comunque molte possibilità, è una persona solare, è una persona seria, è una persona timida, eccetera, eccetera. Invece l'ultimo, musen, si usa quando c'è una scelta virtualmente infinita di opzioni o quando non si sa proprio quale potrebbe essere la risposta. Un esempio tipico, proprio tipico e anche qui standard, è quando chiedo che cosa stai dicendo oppure che cosa significa quello che stai dicendo, musen marieo, musen marieo, perché virtualmente è impossibile sapere, se io non ho capito proprio niente di quello che sta dicendo questa persona, non è che ho delle opzioni fisse tra cui scegliere, ma è completamente aperta la risposta, quindi in questo caso si usa musen. Per spiegarvi un po' meglio la differenza tra on, otton e musen, ho pensato a un esempio che riguarda il cibo. Se io sono con un amico e voglio chiedere cosa vuoi mangiare oggi? Che tipo di cibo vuoi mangiare oggi? Chiederò musen 음식을 먹고 싶어요? Musen 음식을 먹고 싶어요? Perché c'è virtualmente un'infinità di scelte, io non ho nessuna idea di che cosa mi risponderà questa persona. In più si può scegliere sia tra il tipo di cucina, quindi voglio mangiare cibo italiano, cibo coreano, cibo giapponese, e anche si può scegliere il tipo di cibo. Questa persona può fare riferimento a voglio mangiare riso, voglio mangiare pasta, pizza, eccetera. Quindi in quel caso, che cosa vuoi mangiare? Musen 음식을 먹고 싶어요. Una volta che il nostro amico ci risponde voglio mangiare la pizza, insieme andiamo in pizzeria, ci arriva il menù e ci sono molte pizze tra cui scegliere, però comunque il numero è limitato a quelle presenti nel menù, e quindi in questo caso gli chiedo 어떤 피자를 먹고 싶어요? 어떤 피자를 먹고 싶어요? Quindi in questo caso gli sto chiedendo quale pizza tra queste presenti nel menù vuoi mangiare. Questo mio amico mi risponde, non so se voglio la margherita, se voglio la diavola, se voglio la marinara. Quindi ne sceglie tre, però è indeciso. Oppure io gli dico, guarda, secondo me tu secondo me ti piacerebbe questa, questa o questa. E no, due o tre scelte. E quindi se gli chiedo quale pizza vuoi mangiare tra queste due o tre, gli dico, 어느 피자를 먹고 싶어요? 어느 피자를 먹고 싶어요. Però c'è da dire che nel parlato quotidiano in Corea non c'è poi una grande distinzione tra i tre, non è così rigida la cosa, vengono usati praticamente interscambiabilmente. Infatti, per esempio, se voglio chiedere qual è il tuo colore preferito, posso chiedere 무슨 색을 좋아해요? 무슨 색을 좋아해요? Oppure 어떤 색을 좋아해요? In modo proprio 100% interscambiabile. Invece la differenza si sente comunque un pochino di più con on, perché fa riferimento a un numero più limitato di scelte. Quindi se io chiedo on 색을 좋아해요, si presuppone una situazione in cui io mostro all'interlocutore due o tre colori e quindi gli chiedo di scegliere tra questi tre, quale ti piace però tra questi tre. Questo è tutto per questa lezione, sono tutte le cose da sapere sui pronomi in coreano. Se avete delle domande lasciatele in basso nei commenti e non dimenticatevi di scaricare il file in PDF che trovate sempre nell'info box ed è riassuntivo della lezione di oggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per nuovi video dalla Corea, vlog e video lezioni di coreano. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!